Bentornati sul canale YouTube di Audio Quality. Oggi siamo qui con i diffusori Vestlid. Sono appena arrivati nel nostro punto vendita e potete venire ad ascoltarli di persona. Prima di parlarvi di come sono fatti e come suonano questi diffusori, facciamo un piccolo passo indietro e parliamo del marchio, perché è un marchio molto giovane che probabilmente non molti conosceranno. Vestlid nasce come brand vero e proprio nel 2021 come costola di Nordic Hi-Fi, che invece è una compagnia molto più affermata, che ha circa 20 anni di esperienza nel mondo audio e che appunto nel 2021 ha deciso di uscire con un proprio marchio. Vestlid è una parola composta, è infatti la fusione di Vest, che vuol dire ovest, e Lid, che vuol dire suono, e sta a indicare che i prodotti sono ingegnerizzati nella parte ovest della Danimarca. Come si può vedere anche semplicemente osservando il design, i diffusori Vestlid sono ispirati ai diffusori vintage classici degli anni 70, quelli che puntavano sulla sostanza, non tanto sull'apparenza, e su una robusta pressione sonora. Si tratta in pratica di quei prodotti che offrivano una grande dinamica e che miravano a ricreare lo stesso feeling di un concerto dal vivo. Come si può vedere osservando i prodotti, i diffusori Vestlid V12C riprendono appunto le linee di questi diffusori classici e sono, diciamo, una via di mezzo tra diffusori compatti da libreria e qualcosa di un po' più grande. Le dimensioni sono circa 60 cm in altezza per 40 cm in profondità e in larghezza. Il cabinet è realizzato in MDF e presenta dei rinforzi interni sia in orizzontale sia in verticale per aumentare la rigidità e per evitare così che si generino all'interno del cabinet delle risonanze indesiderate. Il deflettore frontale, che vedete qui in nero, ha uno spessore di circa 3 cm che serve per evitare che si generino interferenze causate dall'escursione del woofer. La configurazione dei diffusori ha due vie, con una configurazione coassiale per il trasduttore frontale da 30 cm con cono in carta. Cosa significa coassiale? Coassiale significa che tweeter e woofer sono montati sullo stesso asse e quindi l'origine delle alte frequenze e delle frequenze medio-basse viene a coincidere e si approssima quindi quella che viene denominata sorgente puntiforme, quella in cui tutte le frequenze si originano dallo stesso punto. Sia il woofer sia il tweeter sono realizzati con soluzioni proprietarie sviluppate appositamente per questi diffusori, quindi per i V12C. Il woofer dispone di anelli in alluminio all'interno del motore magnetico realizzato con ferrite. Questo tipo di costruzione è utile per compensare le mancanze di linearità e il calo di energia che si verifica quando ci sono escursioni troppo elevate del woofer stesso. Il tweeter è a compressione ed è montato sulla parte retrostante del motore magnetico del woofer. Questa soluzione è pensata per risolvere i problemi di allineamento temporale tra i due trasduttori ed è un risultato che viene conseguito anche grazie alla guida d'onde in alluminio che si vede al centro del woofer. Tutta questa soluzione che abbiamo descritto serve a fare in modo che il woofer agisca come una grande tromba per il tweeter, generando il caricamento ottimale per il tweeter a compressione. Secondo Vestlid, questa configurazione consente frequenze di taglio molto basse sulle frequenze medio-basse e si traduce poi in un suono più morbido e più coerente su tutto lo spettro delle frequenze. Sul frontale in basso, come si può vedere, abbiamo poi un doppio bass reflex. I diffusori arrivano con già i piedini in gomma montati, ma si possono utilizzare anche i appositi supporti da pavimento in metallo, che sono quelli che vedete qui montati al momento, che inclinano leggermente i diffusori verso il retro. Diamo anche qualche dato più tecnico. La risposta in frequenza dei V12C è compresa tra 39 Hz e 22 kHz, l'impedenza è di 4 ohm e abbiamo una sensibilità di 93 dB. Ci troviamo quindi di fronte a diffusori ad alta efficienza e questo cosa significa? Significa semplicemente che non servono amplificatori molto potenti per poterli pilotare. Un aspetto inusuale lo troviamo sul retro. Oltre alle connessioni per i normali terminali da collegare a un amplificatore, qui abbiamo anche un connettore Neutrik Speak-On, che è un tipo di connessione che solitamente si trova sui diffusori professionali da palco. Il ricorso alla parola monitor, unito al design vintage di questi diffusori, non deve però far pensare che siamo di fronte degli studio monitor. Qui infatti l'obiettivo è diverso, si tratta di diffusori fatti per, come abbiamo detto, replicare l'esperienza, il coinvolgimento e anche in ovviamente nel limite del possibile la pressione sonora che si avrebbe in un concerto dal vivo. Anche la resa infatti non è propriamente quella di uno studio monitor, non sono prodotti così analitici, anzi sono un po' più permissivi anche sulle registrazioni di qualità non eccelsa. La definizione di power monitor in effetti calza con l'esperienza di ascolto che abbiamo maturato con i diffusori V12C. C'è effettivamente un ampio palcoscenico e una pressione sonora sostenuta,
ma non si punta tutto sull'ascolto ad alti volumi. Le voci di strumenti sono riprodotti con una buona separazione e c'è anche una collocazione soddisfacente all'interno dell'ambiente. Alle volte si può invece notare un indurimento nella gamma media, ma l'ascolto resta comunque sempre piacevole. Se dovessimo definire i V12C in poche parole, li definiremmo dei diffusori molto divertenti. Sono facili da pilotare, bastano pochi watt per spingerli e si riesce ad arrivare a volumi molto sostenuti, ben più della media di prodotti simili. Vi invitiamo quindi a provarli perché pensiamo che possano sorprendervi positivamente. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto e alla prossima!